a correggere la posizione lungo Schmitschel. Getù. Cercare la sponda di Mboma. Poi Lamouchi. Mboma! Destro, ancora lui! E la palla in rete, il Parma in vantaggio al Brembe Stadion. Era andato a vuoto il primo tentativo di Mboma, che poi non ha sbagliato la seconda volta. Si è ritrovato la palla lì, è colpito di prima intenzione con questo sinistro che ha ingannato il portiere. Abbastanza fortunato, ma la caparbietà di Mboma ha avuto la meglio in questo caso. È particolarmente significativo questo abbraccio. Io ho visto subito Passarella scattare verso il gruppo dei suoi uomini, che appena l'hanno visto si sono tutti quanti, diciamo, gettati anche intorno a Passarella. È un abbraccio importante, penso, anche per la stagione del Parma, al di là dell'importanza straordinaria di questo gol. Eh sì, abbiamo visto una volta ancora in riproposizione la palla che passa in mezzo alle gambe del portiere. È stato molto importante il colpo di testa di Lamouchi, che ha subito visto Mboma. Prima conclusione, intervento di Scarbalius, poi sul rimpallo Mboma con prontezza ci ha riprovato. È stato bravissimo, ci ha creduto, forte con il sinistro, centrale. Non si può parlare di papera del portiere, perché il portiere si è trovato la palla. Decisivo Cannavaro, Lamouchi, si apre una chance per il contropiede del Parma. Slalom di Lamouchi, che ha saltato Nielsen. 4 contro 3, allarga a sinistra Lamouchi per Mboma. Finezza di Mboma, ha saltato Johansen. Mboma. E poi però sbaglia il cross, insiste, sinistro, spara su Creu, ancora un'altra chance, all'indietro Lamouchi, Di Maio, no, non è finita, Nakagawa, vai, tambureggiante. Porca azione d'attacco del Parma, e alla fine è arrivato il secondo gol. Mi pare che ci sia il delirio, vero Enrico, sulla panchina del Parma. È incredibile primo, per fare questo gol. Ad abbracciare Passarella è stato Cannavaro, e anche questo penso che sia una cosa da sottolineare. È un gol entusiasmante anche per come è maturato, un batti e ribatti continuo, ci hanno creduto fino alla fine, sofferenza in più, ma alla fine numero straordinario di Mboma. Stiamo rivedendo l'azione, Enrico. Diversi tentativi da parte del camerunense, prima l'opposizione di Creu, poi all'indietro con altruismo, grande freddezza di Lamouchi, Di Vaio quasi a colpo sicuro, poi di sinistro Nakata. Brøndby 0 Parma 2, e adesso è tutta un'altra cosa, no? Dal punto di vista anche psicologico, e il Parma deve cercare stavolta di sfruttarlo questo doppio vantaggio, deve dimenticare il 2-0 lo svolgimento del gioco, la botta è stata forte, anche perché appunto dovrebbe segnare 3 gol da squadra danese, e francamente non sembra nelle possibilità. Ecco, il problema è quello, non sono i 3 gol, che 3 gol abbiamo visto nella storia del calcio tante volte. Intanto sono usciti Di Maio, fuori. Lamouchi, palla terzo in rete, terzo gol, ed è il terzo gol del Parma, strepitosa intesa Di Maio, Lamouchi, ed è un gol che premia anche la partita di Lamouchi, importantissimo qui in Danimarca. Grossissima partita, ma sai, è difficile trovare un giocatore che non abbia reso questa sera quasi al massimo. Lamouchi uguale anche nel sostenere le controgiocate, ordinato, ed ora si inserisce con perfetta scelta di tempo, pallonetto di Di Maio, e Lamouchi, gran gol, rimane passivo. Infatti, quello che stavamo dicendo, una difesa ferma, una difesa che ha lasciato Lamouchi libero di calciare in una maniera difficilissima, ha fatto un grandissimo gol, ma quasi senza lottare, una squadra ormai che ha capito di essere fuori già da qualche minuto da questa coppa. E tra l'altro si sta svuotando il Brembi Stadium, i tifosi vanno via veramente a frotte. E queste sono le cose belle, Enrico. Le cose belle per noi. Per chi vince, insomma. Certo, per vedere per gli altri italiani, che se ne vanno. Perché effettivamente stanno andando via proprio in tanti. Mentre sta per entrare.